anno astrale 2713 del pianeta Conda, navigante nella galassia M31 della costellazione di Andromeda. Tribunale degli anziani, chiamato a giudicare un caso di sottrazione energetica. Giudici di Conda, quello che dobbiamo giudicare oggi è un caso molto grave. Un caso di terrorismo che, se dovesse ripetersi, metterebbe a repentaglio l'intera comunità. Un caso che non si verificava da centinaia di anni. E che non dovrà ripetersi mai più. Entrino pure gli imputati. Hai qualcosa da dire prima della sentenza? Mia moglie e mio figlio non hanno colpa, loro hanno soltanto eseguito gli ordini che gli ho impartito. Non è vero! Silver non voleva che lo seguissimo, siamo stati noi a voler andare con lui. Sì, non volevamo più stare nella colonia, c'erano solo persone vecchie come voi e io mi annoiavo. Taci, piccolo impertinente, come osi. Sei degno figlio di un ribelle, non c'è dubbio. Avrai anche tu una punizione esemplare. Tu non godrai dei benefici della minore età. Oggi, settimo giorno dell'anno astrale 2713, e in nome di Kotar, re dell'astro e del governo degli anziani di Conda, data la prova della vostra colpevolezza per aver commesso i reati di fuga dalla colonia e di grave sottrazione energetica, il tribunale condanna Silver, Mirko e Alia all'esilio storico. Il tribunale ordina che gli imputati siano destinati separatamente a mezzo di tunnel astrali in tre luoghi diversi nel tempo e nello spazio e ivi lasciati fino alla completa estinzione della pena. Avete un ultimo desiderio? Permettetemi di parlare qualche minuto con mia moglie e con mio figlio. Il desiderio è accolto. Mirko, figlio mio, non avere paura, noi ti saremo sempre vicini. Sii forte, figlio mio. Non dimenticare ciò che ti ho insegnato. Ma dove andrete tu e la mamma? Non lo sappiamo ancora. Promettimi che sarai forte. Devi esserlo, figlio mio. Ve lo prometto. Ma quando torneremo insieme? Presto, vedrai. Ma gli anziani non vorranno. Vedrai che tuo padre riuscirà a fare qualcosa, ne sono convinta, sarà così. Addio, figlio mio. Figlio mio caro. Dove stiamo andando? Dal tuo tutore. Ma io non ho un tutore. D'ora in poi l'avrai, vieni. Vieni un po' qua, avvicinati. Bene, molto bene. Per prima cosa devo domandarti quanti anni hai, caro? 8. 8? Acci picciolina! Ma lo sai che sei l'esiliato più giovane che mi sia capitato finora? Mi domando come farai a cavartela così piccolo là sopra. Là sopra dove? Lassù, laggiù, lassù. Oh, beh, insomma, nel pianeta dove ti hanno destinato. Com'è la vita in quel pianeta? Dunque, hanno una civiltà anche più evoluta della nostra di oggi. Soltanto che vedi, tu sei stato destinato a raggiungere questo pianeta, però com'era 2000 anni fa. E noi purtroppo non sappiamo come andassero le cose a quel tempo. Diciamolo in confidenza, ci servirai anche da esploratore del tempo. Aspetta. Ecco, tieni. Che cos'è? Che cos'è? Tu non sai cos'è lo sfero? Trin! Ti servirà per tenerti costantemente in contatto. Inoltre, ti darà dei poteri. Come posso dire?
Fantastici! Quali poteri? E quali poteri? Tu aspetta e te ne accorgerai. Dunque, vediamo dove lo mettiamo. Ah, ecco qui, nascosto dai capelli perché nessuno possa vederlo. Adesso ti spiego come devi usarlo. Un tocco per dare degli ordini. Due tocchi per metterti in contatto con me. È chiaro? Sì. Ah, un'altra cosa. Ricordati, caro il mio signorino, che i tuoi desideri, prima che si realizzino, devono passare attraverso me. Sarò io a decidere se sono realizzabili o meno. Va bene? Quindi non devi abusarne. Ricordati soprattutto che io ti controllo. Ah, un'altra cosa. Dunque, quando ti chiamerò, sentirai che la sfera comincerà a scaldarsi. Più ritarderai a rispondermi, più la sfera si riscalderà e tu ti scatterai. Beh, adesso vai. Ma dove? Ah, dove? Ah, sì, dimenticavo. Ricordati di non dire mai a nessuno né chi sei né da dove arrivi. Altrimenti ti prenderanno per matto. E adesso vai, caro, vai. Dove? E come dove? Ah, già, dimenticavo. Dunque, il pianeta a cui sei stato assegnato, se non mi sbaglio, si chiama Terra. Terra, sì, Terra. E dov'è? Come dov'è? Ah, oh sì, certo, dunque, tu vai lungo la Via Lattea, la prima a destra. La prima a destra. Chi sia? Ma da dove è arrivato? Fossimo santi. Qui Carion, ti ho 14. Parla pure Mirko, che c'è? Hai difficoltà? Nessuna in questo momento. Come nessuna? E che c'è allora? Qui c'è uno strano terrestre. Uno strano terrestre? Non so. E vuoi descriverlo? È uno molto peloso. Oh, parla pure l'italiano. Molto peloso. Vuoi forse dire che ha la barba e i baffi? Ha peli in tutto il corpo. Ma veramente, carissimo Mirko, non mi risulta che i terrestri abbiano tutti quanti questi peli. E mi risulta invece che siano in tutto e per tutto uguali a noi. È proprio per questo. Vorrei che tu mi spiegassi di che essere si tratta. Mirko, vuoi spiegarmi bene com'è questo essere peloso? Ha un muso lungo e tiene la bocca aperta quando respira. Ha quattro zampe, due davanti e due di dietro. Sta sdraiato per terra e molto spesso con la lingua si lecca il muso. Ah, ho capito, carissimo Mirko. Devi sapere che questo non è un essere umano, è un cagnolino. Un che? Un cane. Un cane. Sono feroci questi cani. No, Mirko, sono buonissimi, anzi, sono amici dell'uomo. Comunque adesso, beh, basta, perché insomma, caro Mirko, non sono solo il tuo tutore, ma anche altri pupilli. Perciò io adesso ti saluto e me ne vado, va bene? Buona fortuna, piccola, mi raccomando. Non combinare più guai. Cane, posso domandarti una cosa? Come ti chiami? Uaglione, e tu? Io mi chiamo Mirko. Perché piangi? Tengo aia. Dai, su, non fare così. Anch'io da stamattina mi trovo pieno di problemi. Sì, ma no come a me. Io non mangio, non dormo. Ti va di fare due passi? Andiamo. Sento proprio stanco, ma non si mangia mai, si cammina e basta. Su, non te la prendere, voglio. Mm.
lascia sa, non la spaventa. Si venu qua, a caso mazzare. Un extraterrestre? Fai, fammi capire, tu sei un extraterrestre. Sì, ma tu non lo devi dire a nessuno. E se io lo dico a qualcuno mi viene un po' pazzo. Senti, Guaglione. Per gli amici, Guaglione. Va bene, Guaglione. Io sono solo qua giù. Non so nulla di questo pianeta. Perché non mi fa da guida? Da guida? Sì, mamma da guida. Mamma mia. E chi l'avrebbe mai immaginato fare da guida un extraterrestre? Perché? Che c'è di male? Lo so io. Vabbè, tu vuoi andare per prima? In un posto dove ci sia qualcosa da polarizzare. Ho dimenticato le mie pillole energetiche. Ui, ma... ma tu stai parlando di pillole? Ma te ne qualche malattia? Di pillole energetiche per nutrirmi, per mantenere il sonno. Oh, guarda che strano. Noi quando teniamo fame mangiamo. Mangiate? Mangiamo, mangiamo. E cosa mangiate? Quando mangiamo. Vieni, fammi vedere. Ma che vuoi vedere? Mannaccia la morte. Faccia mia, guarda il logo, guarda, mamma, mamma. Prego. Grazie. Mannaggia la morte, io non ce la faccio più. Io non resisto, no. No, non posso guardare, non ce la faccio proprio, no, no. Ma questa è una tortura. Ah, no. Mamma mia, è una tortura. Il pollo, mamma mia. È meglio che ce ne andiamo a morte, è meglio che ce ne andiamo, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Io me ne vado, Ma che è successo? Ma quale cazzo da resta è Mariu? Poi andiamoci, Che cazzo ci vengono, ci fanno un mazza così? Senti che pullasta, senta. Lo sai che questa roba, voglio, è molto più buona delle pillole. È logico. A Conda non potremmo aver tempo di mangiare. Ma tu le tieni un padre e una madre? Sì. Forse che ti hanno abbandonato? No, ma abbiamo dovuto allontanarci dal nostro pianeta. Ma faccia mia. Ma perché i due ti hanno lasciato? Loro non avrebbero mai permesso che ci separassimo, ma è stato il grande giudice a metterci in luoghi diversi dello spazio. Tu guarda sto fedendone di giudice. Ma allora sto pianeta sta incasinato peggio e qua. E quando potrai rivedere mamma e papà? Presto? No, la condanna sarà estinta se ci comporteremo bene. E tu come ti devi comportare? Fammi capire. Per esempio non posso svelare a nessuno la mia identità. Cario mi ha permesso di farlo con te perché non puoi raccontarla a nessuno. Ha fatto bene. Chi ha fatto bene? Il robot. Ma Cario non è un robot. È il mio tutore astrale. Ah, chiaro. Io non ci capisco proprio niente. Ciao. Ciao. Avete molto appetito tu e il tuo amico? Dille se vuole favorire, si usa così. Vuole favorire? Sì, grazie. Accetto volentieri un po' d'uva. Molto carino il tuo abito. Ma dove l'hai preso? Non l'ho mai visto così. E rispondi che te l'hanno regalato. Me l'hanno regalato. Ah, sì? Ma tu e il tuo cane abitate da queste parti? Veramente noi non abitiamo da nessuna parte. Come da nessuna parte? I tuoi genitori dove sono? Sono partiti stamattina per un lungo viaggio. E quando torneranno? Tra qualche anno. Ah già, tra qualche anno. Ma tra poco sarà notte. Dove dormirai? Cos'è la notte? Statta zitta, sennò chi lo pensa che sia asciuto pazzo? Non so dove dormiremo. Senti, io abito qui vicino. Che ne dici se per questa notte vieni a dormire a casa mia, così domani mattina vedremo il da farsi. Posso portare anche Guaglione con me? Ma certo. Allora andiamo. Va bene. Allora adesso andiamo con la mia macchina, va bene? Macchina? Che cos'è la macchina? Statta zitta. Thank you.
Allora che ne dici? Ti piace la mia casa? Sì, è molto carina. Cos'è quello, una replicante? Che cosa hai detto? Una replicante? Sì, una replicante. Ma sai che è una gran fantasia, giovanotto. Insomma, una replicante quella, sì o no? Ma no, è una mia fotografia. Ma la faccio uguale alla tua e non parla. Perché la tieni là? È soltanto un ricordo, ecco. Che cos'è un ricordo? Lascia perdere, guagliù. Ma forse vorrai riposarti un poco. Io vado a fare una telefonata, mentre tu e Guaglione guardate la televisione, va bene? Sediti pure, io vado di là. Non ci metterò molto. Momento. Pronto? Scusi, ma stavo riposando. Ah, sì, non si preoccupi, era, sa, un po' di stanchezza. E mi ero disteso un momento, è stata una giornata terribile. Senta, avevo bisogno di un consiglio. Si tratta di un bambino che oggi ho trovato in un parco. Un bambino abbandonato dai genitori. E mi sembra che non si sia ancora reso conto della situazione. Credo che tu debba immediatamente rivolgerti alla polizia. Domani potrebbero chiederti perché non l'hai fatto subito, eh? Sì, però il bambino ha uno strano comportamento. Per esempio, fa strane domande. Quando domani lo racconterai alla polizia, dirai che l'hai trovato semi-addormentato sopra una panchina, hai capito? O, non so, che l'hai portato a casa o qualcosa del genere, va bene? Ah, Elena, non dire a nessuno che hai parlato con me. Si preoccupi. D'accordo. Buonasera. Tieni, bevi. Cos'è? Bere il latte caldo, fa molto bene ai bambini. A proposito, non mi hai ancora detto come ti chiami. Mi chiamo Paolino. Io invece mi chiamo Elena. Adesso finisci di bere il tuo latte, così potrai andare a dormire e domani mattina sarai riposato e vedremo il da farsi. Non sono stanco. Il fatto che non sappia il proprio nome è molto strano. Lei lo capisce, non è vero? I genitori potrebbero essere artisti circensi o zingari o girovaghi, ma lui non è in grado di dircelo e quindi come facciamo, signorina? Paolino, da quale paese siete venuti, tu e i tuoi genitori? Non da un paese, da un pianeta. Oh, state zitto, se dici che vieni da un altro pianeta, non ti metto all'orfanotrofio, ti mandi in manicomio. Paolino, si dice da una pianura, caro. Da una pianura lontana, molto lontana, e non so come si chiama. Purtroppo prevedo che le indagini per rintracciare i genitori saranno molto difficili. Ecco, commissario, io volevo chiederle se... Prego. Prego, dica pure. Vede, siccome io insegno all'Istituto per l'Infanzia Abbandonata, la Giostra Verde, volevo chiederle se lei potesse intercedere affinché il giudice autorizzi l'affidamento alla nostra fondazione. E io sarei molto contenta di occuparmi del bambino. Va bene, signorina, penso che non dovrebbero esserci problemi. Posso portare anche Guaglione con me? Ma sì, certo, puoi portarlo. Non puoi restare con me, Paolino. Perché? Perché non sono sposata. Ci fosse una volta che mi riesce. Ma come fanno sti guaglioni? Anche i ragazzini ci riescono. Avanti! Buongiorno, signor direttore. Buongiorno. Sì, vi aspettavo finalmente. Signor direttore, il nostro nuovo ospite si chiama Paolino. Ah, bene arrivato, Paolino. Beh, veramente ancora prima che tu fossi arrivato, già Elena mi aveva raccontato tante cose, mi ha fatto una capa tanto su questo Paolino. Beh, sei contento, Paolino, di stare qui tra noi? Veramente avrei preferito andare ad abitare nella casa di Elena. Bene, viva la faccia della sincerità. Bravo, comunque non c'è problema, Elena sarà sempre qui con noi, è la nostra insegnante. Tu domani inizierai a studiare, hai già portato tutto l'occorrente? Veramente no. Ah, no? Non ce l'ha. Beh, allora bisogna comprarlo, sempre che Elena sia disposta e abbia il tempo necessario. Certo, direttore. Ah sì? Beh, allora usciamo, anche perché il problema è anche un altro, che questo bambino ha bisogno, oltre
che i quaderni di qualche vestito normale. È vero, quasi quasi non ci facevo più caso come sei vestito. È vero, dobbiamo veramente ricorrere ai ripari. Ha ragione il direttore. Sì, corriamo ai ripari. Carolino, andiamo a fare lo shopping. Shopping? Andiamo? Sì, andiamo. Andiamo. Adesso metti questo e poi Giovannanna. Vedi che gli altri bambini dormono. Si è fatto tardi, Paolino. È ora di dormire. Domani mattina ti alzerai presto, farai una buona colazione, conoscerai i tuoi compagni e poi comincerai a studiare le cose che bisogna imparare. Davvero ti vedrò domani? Sì, domani e per molto altro tempo ancora. Sarò la tua maestra. Che cos'è una maestra? È una persona che insegna ai bambini tutte le cose che non sanno. Quali? È per esempio a leggere, a scrivere, a fare i conti. Ma queste cose io le so fare tutte bene. Le sai fare bene? Non ci credo mica tanto, sai. Anche se sono sicura che ti comporterai da bravo bambino obbediente. Ora mettiti giù e dormi con gli angioletti. Ecco. A proposito, non le dici le preghiere prima di addormentarti? Cosa sono le preghiere? Ecco, vedi, questa è una cosa che devi imparare a dire ogni sera. Buonanotte. Buonanotte. Scusa. Senti, ma tu ieri sera non ci stavi? Da dov'è che sei uscito fuori? Sono venuto questa notte. Io mi chiamo Paolino. Paolo. Ti chiami Paolo? No, tu ti chiami Paolo. No, io mi chiamo Paolino. Paolino è un diminutivo. Anch'io mi chiamo Gennaro. Ma tutti mi chiamano Gennarino perché sono piccolo. A me non mi sembri tanto piccolo. Già. Adesso vedi di non metterti anche tu. Già mi prendono tutti in giro e mi hanno anche messo a dieta. Ti piace giocare a pallone? Che cos'è il pallone? Cotta! Che cos'è il pallone? Ma che mi stai prendendo in giro? Vuoi farmi credere che non conosci il pallone? No, non lo conosco. Dalle mie parti non ce l'abbiamo. Ma tu da dove stai venendo? Da un altro pianeta? Ma... E chi lo capisce a questo? Allora ragazzi, cominciate pure. Avete un'ora e mezza di tempo per il compito in classe. Ma chi finirà prima consegnerà e potrà andarsene a casa. Va bene? Allora potete iniziare. Gennarino, ci vediamo più tardi, io vado. E il compito? Beh, io già l'ho finito. Come? Sì. Ma Paolino, sono appena passati 5 minuti, non puoi aver finito. Ma è incredibile, è tutto esatto. Ma così non vinceremo mai. Paolino, senti, vieni qua, porta il pallone, prova qualche tiro in porta, vai. Angolato. Bravo! Non così. Non mi è scivolata la palla. Se tiri così non potrai mai fare gol, hai capito? Prendere la palla così vuol dire non combinare niente. Tu devi tirare angolato e devi spiazzare il portiere. Solo così andrai a rete. Avanti. Bene, così, così. Bravo così. Avanti, di nuovo, cerca di spiazzare. Ma che c'è, Carion? Perché mi hai chiamato? Allora, ti sei divertito con il pallone? Sì, moltissimo. L'ho visto e anche visto che hai dimenticato presto una delle mie più importanti raccomandazioni. Hai capito di quale raccomandazione parlo, vero? Sì, Carion. Bene, allora vuoi dirmi di quale si tratta? Rispondi. Quella di non usare lo sferodrin per scopi
per scopi... futili. Sì, futili. Senti, Paolino, ho già perdonato i tuoi furtarelli perché c'era una situazione di urgente necessità, ma non permetterò mai che usi lo sferodrin per vincere a quello stupido gioco dei terrestri. E poi ti sembra leale verso i tuoi compagni? Rispondimi, caro Mirko. No, però mi diverte. Non basta, non basta! Niente più sferodrin per motivi futili, chiaro? Sì, chiaro. Adesso comunque passo e chiudo. Andiamo, guaglione! Dove stai andando? In chiesa. Che cos'è la chiesa? La chiesa è un posto dove credo sia ora che ci vada pure tu. Gennarino, porta con te questo piccolo miscredente e non lasciarlo solo neppure un minuto. Voglio che ti sia sempre vicino. Così comincerà a imparare le preghiere. Vi aspetto a pranzo. Ehi, chi è quello? È Gesù Cristo. Perché l'hanno messo sulla croce con i chiodi? Perché non gli credevano. Non gli credevano? Perché? Perché lui, in quel tempo, lui poteva fare cose impossibili che gli uomini non potevano fare. E guariva gli ammalati, camminava sull'acqua, trasformava l'acqua in vino. Ma al suo tempo quelli che governavano non gli credevano e così l'hanno messo in croce con i chiodi. Mirko, mi hai chiamato con la tua mente ed io per esaudire il tuo desiderio sono venuto. Non sei contento? Era quello che desideravi? Perché sei così sorpreso, Mirko? Tu mi hai chiamato per nome ed io non ti conosco. Poi è capitato quello che pensavo, sei entrato in contatto telepatico con me? Sì, in un certo senso è così. Allora sei un extraterrestre anche tu? Anche questo in un certo senso è vero. In esilio anche tu? I miei viaggi sulla Terra non sono stati mai dei viaggi di piacere. I viaggi? Ma allora ci sei venuto altre volte? Sì, non è la prima volta. Allora hai disubbidito più di una volta le leggi del tuo paese? Non io. E chi allora? Vedi, il mio pianeta funziona in modo diverso che nel tuo. Mi mandano qua giù non per scontare i miei peccati, ma per rimediare a quelli degli altri. È strano. Strano, ma necessario. Comunque questa volta sono venuto per un altro motivo. E quale? Per guidarti nel tuo esilio sulla Terra. A me? Ma io me la cavo benissimo. Sì, certo, ma non così, non vale. Come non vale? È facile per te ottenere questo e quello con lo sferodrin. Ma vedi, i miracoli, bambino mio, bisogna meritarseli. E come? Te lo spiegherò, Mirko. Ora ti lascio, ci vedremo presto. Aspetta! Aspetta, aspettami! Ma dove vai? Aspettami, dove sei? Aspettami! Picciri, ma da dove vieni? Quello è Gesù Cristo! Ehi, chi ha parlato? Non ti vedo! Io! Eccomi qua! Sono io! Sono io! E tu chi sei? Io mi chiamo Gennaro. San Gennaro. Sono santo patrono di Napoli. E non so se vi spiego. Hai capito, bambinello mio? E quella persona che hai visto prima, quello è Gesù Cristo, sarebbe la seconda autorità dopo Dio, sempre sia lodata. Anzi, vedi, veramente, quello è proprio il figlio di Dio, ancora sia lodata. Dio? E chi è Dio? Zitto, non bestemmiare, ma come ti viene in mente di fare questo tipo di domande qua a casa sua, piccini? Anche tu sei un extraterrestre. Guarda, io veramente questi termini moderni non li conosco, non li capisco. Insomma, sei uno come Gesù. Magari, vicceri. Oddio, certo, nel mio piccolo io pure mi arrangio. I miei bravi miracoli li ho fatti. Adesso ho fermato la lava del Vesuvio, faccio sciogliere il sangue, gli scudetti del Napoli. Però adesso è un po' di tempo che lassù non mi approvano più i miracoli, hai capito? E perché non te li approvano?
Non me li approvano. Hanno detto su, per noi santi abbiamo abituato la gente troppo malamente. E la quale gente adesso i miracoli li pretende. Hai capito, Piccirì? Anche Carion mi ha detto una cosa del genere. Carion? E chi è sto Carion? Il mio tutore astrale controlla come mi comporto. Ah, il compare. Sarebbe il compare, vero, voglio? Cioè, significa che anche voi lassù tenete il compare. C'è poco da fare, come si dice, tutto l'universo è paese. È chiaro che mi fa fare i miracoli. Sì, insomma, che dice se li posso fare o no. Anzi, se c'è qualche miracolo che posso fare per te, dimmelo. Veramente ci sarebbe qualche cosa che mi sta particolarmente a cuore. La vedi quella finestra laggiù? Adesso ti spiego. Hai visto? Hai visto? Mo te lo stavo spiegando. Ogni giorno è la stessa storia. Questi mascalzoni si mettono a giocare a pallone qua fuori, perché è l'unico spazio che tengono a disposizione. E allora il pallone piglia meno a finire addosso a me, eh? Scusate la pallonata, San Gennaro. Posso pigliare il pallone? Vai, vai. Scusate. Il bello, sai qual è? È che non mi posso nemmeno arrabbiare. Perché, povere creature, quello dove vanno a giocare? Pensa che alcuno di loro non tenga nemmeno una bella casa a soddisfazione. Allora io ti chiedo se è possibile di far costruire da questo carion un campo sportivo, possibilmente un poco più lontano da qui, di modo che loro si divertano e io sto più sicuro. Lo chiederò a Carion, te lo prometto. E grazie. Tu tieni buone conoscenze, io l'ho capito subito. Adesso è tardi però, io devo andarmene. Va bene, vai, fai con comodo, non ti preoccupare, io ti aspetterò qua, vai. Ciao. La Madonna ti accompagna, vai. Ciao. Sono 3 settimane che sto perdendo tempo qua e non mi riesce. E lo chiamano gioco di pazienza, lo chiamano. Chissà, fa perdere la pazienza. Avanti. Arrivederci. Ma che arrivederci, Paolino? Un arrivederci lo dice quando va via. Che vuoi andare via tu? Dai, chiudi, entra. Ti ho fatto chiamare perché ti devo dire una cosa molto, ma molto importante, hai capito? Caro Paolino, ormai è un bel po' di tempo che sei qui con noi, è vero? Sì. E devo dire che ti trovi anche molto, ma molto bene. Sì, signor direttore, molto bene. Benissimo. Sono contento perché questo rivela che sei un bambino che ha delle forti capacità di adattamento. Sì, perché vedi, i nostri ospiti devono avere queste grandi qualità. E sai perché? 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 Perché questo istituto non è, non vuole e non deve essere per i bambini una soluzione definitiva, ma deve essere una soluzione transitoria per quei bambini che sono in attesa poi di farsi una famiglia, una vera famiglia, con un papà, con una mamma e con tanti bei fratellini. Io non voglio andare via da qui, è lei che sta cercando di mandarmi via da qui. Paolino, ma come hai fatto a capirlo? Mica sono stupido io. Lei sta dicendo tante cose perché sa che io non voglio andare via da qui. No, non sei stupido tu. Vedi, noi lo facciamo solo per la tua felicità. Non è vero, è per la felicità delle persone che mi vogliono adottare. Io sono felice con Gesù, Elena, Gennarina e Uaglione e con tutti gli altri. Per piacere, non mi mandi via. Ma sì, ma senti, Paolino, ma il regolamento è il regolamento. Qui tutti quanti noi ti vogliamo bene e io non posso dire di no a una famiglia che ha tutti i requisiti e che vuole adottarti. Perché sarai adottato dalla famiglia Astolfi, va bene? Potrò venire a trovarvi quando voglio. Ma sì, certo, qualche volta. Qualche volta vuol dire mai. Adesso ascoltami, caro Paolino. Senti, ora ti spiego per bene esattamente come stanno le cose. Caro Paolino, vedrai,
che i signori Astolfi sono delle brave persone e se tu imparerai a farti voler bene, loro ti porteranno qui spesso, qualche volta. E ora vatti a preparare, domattina ti verranno a prendere. Sì, va, ti prego. Va bene, ma lo faccio solo perché se non fanno chiudere la giostra verde. Va, arrivederci piccolo, fa presto, sbrigati. Ah, sì? Posso portare Guaglione? Oh, sì, certo, altro che... Va, non ci saranno assolutamente... No, non ci saranno assolutamente problemi, almeno spero. Oh. Mamma mia, ci è riuscito. Ma sì, andiamo via su. Ah, ecco, sì. Buongiorno, signorina Elena. Buongiorno. Ciao, Paolino. Allora, siamo pronti? Sì. Ecco, tenga. Elena, tu mi vorrai sempre bene. Vediamo un po'. Ma certo. Comportati bene, tesoro. E quando posso tornare? Vediamo. Domenica. Che ne dici? Va bene. Mi perdoni, signorina Silvestri, ma credo sia meglio chiarire che questo non sarà possibile. Perché? Ed ecco, mia moglie ed io riteniamo sia meglio che il bambino si allontani al più presto dal suo infelice passato. Mantenere i contatti con l'orfanotrofio potrebbe invece ricordarglielo di continuo, capisce? Creando pregiudizio alla sua serenità. Abbiamo una buona governante, lei non si preoccupi. Ora devi andare, non preoccuparti, andrà tutto bene. Sì, ora purtroppo dobbiamo andare, signorina, la ringrazio molto. Vieni, caro, vieni con me. Paolino, pensavo che poteva contare con Guaglione. Spiacente, ma mia moglie è allergica ai peli di cane, specie se bastardo. Mi saluti il direttore, arrivederci. Elena! Elena, Guaglione! 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 Elena! Guaglione! Elena, Guaglione! Elena! Guaglione! Paolì! Guarda, stiamo dicendo, bella promessa, va! Non ti preoccupate, venga a trovare! Paolino! Questa è Frau Hollander, scelta da tua madre per aiutarmi nel compito di educarti. Sarà anche la tua insegnante di tedesco. Presento Miss Robinson. Si dedicherà solamente a insegnarti l'inglese. How are you, Paolino? I am not fine. Ah, vedo che sai un po' d'inglese. Yes, I do. Did you study at school? I didn't study, but I know the English. Better than you. Better than me? Ma tua madre non mi aveva detto che parlavi bene l'inglese. She isn't my mother. She isn't my true mother. She don't know nothing. Mi scusi, signora, ma il bambino non ha bisogno di me. Parla perfettamente l'inglese. Eppure questo bambino ha qualcosa che non va. Ma se ce lo invidiano tutti, è intelligentissimo. Sì, però ha qualcosa di strano che non riesco a capire. Parla tre lingue, gioca a scacchi come un vero campione. Capacissimo anche che sappia suonare il piano. Sì, ci mancherebbe. Comunque, ha solo dei problemi di carattere. E con il carattere una disciplina più rigida metterà tutto a posto. Avrai ragione tu. Però qualche volta mi mette paura. Lui ha qualcosa come... come di diabolico. Ma no, cara, è solo una tua impressione.
passerà, ma perché ho questa sensazione? Non è niente, ti passerà. Ma... Hai già lavato le mani, Paolino? Mio Dio, cerchiamo di mantenere la calma, eh? Marcello, Marcello, fai qualcosa! Paolino, per cortesia, vuoi far scendere il candelabro? Mandalo via! Marcello, mandalo via! Paolino, per cortesia, vuoi andare in camera tua e rimanerci? Credo che dovremmo chiamare un esorcista, mia cara. Carion, parla pure. Richiesta di permesso. Quale permesso? Voglio andare via da qui, fammi volare. Per oggi ho già fatto abbastanza. Arrangiati, passo e chiudo. Finalmente, mi ero quasi congelato. Ma allora aspettavi me? Certo, a chi se no? Tu sapessi come sono contento di rivederti. Pure io. Adesso nessuno potrà più separarci, come hanno cercato di fare questi qua. Allontaniamoci subito, se ci scoprono siamo fregati. Dai, corri. Corri. Gesù, ma come hai fatto a trovarmi? Non chiedermi queste cose proprio tu. Non ce la facevo più a stare lì. Lo so. Dicevano che mi volevano bene, ma non era così. Perché non volevano che vedessi Guaglione e non volevano che venissi a trovarmi. Alcune persone non sanno amare. Non gliel'ha insegnato nessuno. Non perché siano cattive. Ma ora andiamo, altrimenti il direttore starà in pensiero. Vieni, Guaglione! Sono un amico di Paolino. Ah, un amico di Paolino, eh? Siamo tutti quanti molto in pensiero per lui.
Eh sì, perché questa notte è fuggito dalla casa dei genitori adottivi. Va bene che è un bambino intelligente e responsabile. Ma scusi, lei dove l'ha conosciuto? A casa mia. Ah, a casa sua? Sì. È venuto accompagnato da un altro bambino, Gennarino. Ah, Gennarino. Gennarino, sì, è un bambino molto socievole, conosce tutti quanti, un po' di qua, un po' di là. Sì. Ma scusi, veramente, prima io non ho capito bene il suo nome. Gesù. No, dico, io non ho capito bene il suo nome, il nome di lei. Gesù. Come? Gesù. 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 Ah, Jesus, sì, sì, in America si chiamano tutti quanti così. Jesus, sì. Veramente per me non sarà molto facile chiamarla per nome. Succede a molti la prima volta, ma dopo non più. Per Paolino è stato facilissimo sin dall'inizio. Paolino, Paolino. Oh, Gesù. Oh, scusi tanto. Dio mio, chissà dove sarà adesso. Ma Paolino è qua fuori. Qua fuori? È venuto con lei? Diciamo che lui mi ha cercato ed io l'ho trovato. Lui là? Scusi, non è chiaro. L'ho trovato su una panchina mentre dormiva, con il suo cane. Ma e allora adesso perché non lo facciamo entrare? Mi scusi, Paolino si aspetta tanto da lei. Non lo deluda. E si ricordi che non è un bambino come tutti gli altri. Lo so, lo so. Cerca amore soltanto. Ora vado a chiamarlo. Entra, Paolino. Perdonami, Paolino. Io credevo che fosse arrabbiato. No, io credevo che tu fossi arrabbiato. Scusi, direttore. Non cerchi altri genitori. Ne ha già uno. Anch'io ho avuto un padre adottivo. Mi ha voluto molto bene. Paolino. Dai, tira. Hai sbagliato un'altra volta. Se tiri così, non segnerai mai. Consumi troppa energia prima di dare il calcio. E così la palla non ne ha abbastanza per andare in rete. Hai capito? Guarda, eh. Adesso spiazzo il portiere. Visto? Bravo. Meglio Maradona. Gesù. Allora sei venuto. Ciao Paolino. Ti avevo promesso che sarei venuto a trovarti. Sei contento? Io mantengo sempre le mie promesse. Ho visto che sei davvero molto bravo a giocare. Sono entrati in una squadra importante. E adesso, sai, gioco in un campo vero e porto la maglia da capitano. E poi mi danno anche dei soldi. Sì, lo so. Ah già, tu sai sempre tutto. Non ti preoccupare. Beh, che succede? Non dimenticare, non sei solo. Sì. Posso chiederti una cosa? Dimmi. Quel San Gennaro che era stato in chiesa, tu lo conosci? Chi, Gennaro? Sì. Certo che lo conosco. Lui è molto triste perché dice che non gli ha provato il miracolo del campo di calcio, così i bambini... Come? Giocano davanti alla chiesa e rompono le vetrate. Gennaro è un bravo santo, ma un po' impaziente. Ogni miracolo va fatto dalla persona giusta e al momento giusto. Ecco, io volevo dirti che se non ti offendi ci potrei pensare io a farlo. E come? Con questo, lo sferro. Ah, capisco. Beh, fammi vedere come fai. Guarda, è molto semplice. Carion, ho un desiderio. È impossibile esaudire richiesta di campo di calcio per bambini causa ordini superiori. Superiori di chi? Superiori e basta, passa e chiudo. Mi dispiace, ma Carion è un po' seccata perché l'ho chiamata tantissime volte. Mi dispiace, sai, proprio mi dispiace.
Paolino, Paolino, dai che è ora di entrare, su, andiamo. Elena, la mia maestra, è lei che mi ha trovato. Ti presento il mio amico Gesù. Come? Gesù, il mio amico Gesù, ci siamo conosciuti in chiesa. Capisco che sia stupita dal mio nome. Capita a tutti quando mi conoscono, ma poi ci si abituano, sa? Lo devo a dei genitori molto, molto religiosi. Sembra strano. Mi scusi, ma per un attimo ho pensato che fosse uno scherzo di Paolino. Sa, Paolino a volte è un po' giocarellone. Ci vieni a vedere la partita di beneficenza, sai, giochiamo contro i pulcini. Allora, l'aspettiamo martedì mattina. Contateci. Sarò tutto per Paolino. Oi, vescovo, santo, martire e sacrestano. Ciao. Uì, guarda chi si vede. Ma dico io, dove sei stato tutto questo tempo? Sono stato un po' adottato da certi signori, però siccome erano fetenti io sono scappato. Questo non si dice, non si dice. Però non ho dimenticato la promessa che ti ho fatto, quella del capo sportivo. Veramente? Bravo, bravo. Cario non vuole che usi lo sferotri, ma Gesù ha detto che io ce la farò lo stesso a farti il campo sportivo. Ah, hai convinto pure il maestro. Allora sei convinto, eh? Però io non so come fartelo, occorrono tanti soldi. Scusa, se io tenevo i soldi, il campo sportivo me lo facevo da solo senza chiedere il permesso a lui, eh? Mi è venuta un'idea. Ah sì? E quale? Beh, adesso devo andare, ciao. Qui, e che fai? E ma te ne vai un'altra volta? E qual è questa idea? Tornerò con buone notizie. A dove vai? Uè! Ma, questo mi fa girare la testa, sto bambino. Un'idea, un'idea. Ma. E cerco di aiutarti. Ci riesci anche molto bene. Lo spero. Non è facile. È come se fossero miei figli. Vorrei dire dei fratellini. Sai, ho sempre sentito il bisogno di una famiglia, di una vera famiglia. Capisco. Ma ci sarà pure un lui da qualche parte? Beh, no, nessun lui. Vedrai che prima o poi succederà. Sì, avanti. È permesso? Prego, prego, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Salve. Prego, si segga. Grazie. Si accomodi. La signorina questa mattina mi stava accennando ad alcune iniziative sportive da lei proposte, che però è difficile finanziare. Vi porto delle buone notizie. I Pulcini hanno accettato di fare un incontro di beneficenza. Meno male. Penso che un buon incasso potrebbe risolvere qualche problema. Certo, la signorina Silvestri ed io stavamo appunto parlando delle disastrose condizioni economiche del nostro istituto. Ecco, avrei anche un'altra idea. Ho visto, ho avuto modo di osservare quel vostro nuovo ospite. Paolino, mi pare che si chiami. Ecco, credo che abbia un talento davvero eccezionale. Ah, sì. Sì, Paolino è un calciatore nato. Vedete, con un elemento del genere non è difficile trovare ottimi sponsor che mettano a disposizione una buona somma di denaro con la quale risolvere tanti vostri problemi, sempre che il ragazzo sia d'accordo, naturalmente. Certo. Io penso che non ci siano problemi. Beh, qualche probabilità di poter vincere c'è, ma non è così semplice. Paolino è un giocatore eccezionale, in grado di competere con giocatori adulti. Ma una squadra è fatta di 11 giocatori. Ma io allenerò i miei compagni, insegnerò tutto quello che so e farò giocare bene anche Gennarino. Ehi, vabbè, adesso non esageriamo. Comunque tanto vale provare, no? Ma sì, perché no? Ma sì, perché no? Ma sì, perché no? E proviamo. Dai, dai, tira! No, dai! È incredibile questo bambino. Mi sorprende ogni volta. Ma
passa, già, passa. E vedo che Gesù ha trovato un grande amico. Anche Gesù è sorprendente, non trovi? Sì, certo. Sorprendente, ma forse un po' strano. Dai, all'angolo! In che senso? Bravissimo. Strano. Ma strano perché dico, un giovane piacente, bello, pieno di fascino come lui, e non frequenta nemmeno una ragazza. Ma che c'entra? Scusi, direttore, l'ha detto anche lei. Gesù non è uno qualsiasi che esce con tutte. Lui forse è in cerca di una ragazza di cui innamorarsi. E che lei si è innamorata di lui. Sì. E che lei si è innamorata di lui. E tu sei innamorata di lui. Ma cosa dice? Sì, e so così poco di lui. Anch'io non so chi sia quel ragazzo, né da dove venga né dove vada. Però ho la sensazione come se fosse uno straniero che viene in una città tormentata. Dai, tira! E dopo aver messo tutto a posto e portata la pace, se ne va via prima dell'alba. Ok, va bene? Tira! Magnifico! Ma lo vuoi? Ehi, Yoshiko! Dai, vieni su! Ma dove vai, maglione? Perché scappi? Maglione, aspettati! Ci vuole un'altra persona che abbia la stessa intenzione. Non vorrai farmi credere che non ne trovi una? Sì, magari qualcuna si trova. Se non hai una disposizione per gli amori impossibili. Per gli amori impossibili? Ma gli amori impossibili non esistono. Altrimenti non sono amori. Questo forse è vero. Allora credo di aver avuto esperienza di falsi amori impossibili. Ah, non ha capito, signorina, che non è cosa. Se ci pensi bene, vedrai che è così. Molti pensano che il loro amore sia impossibile, perché ritengono impossibile rinunciare a qualcosa di molto caro. Quando si è liberi, quando non si ama, ci si può sentire forti, quasi come se si fosse sovrannaturali. Questo potere si stenta a rinunciare. E tu? Io cosa? Scusa, devono avermi punto. Credo di averti spiegato ciò che è. Tu saresti disposto a rinunciare alla tua parte sovrannaturale per amore? Credo di averlo già fatto una volta. Una volta? E ne valsa la pena? Per chi ho amato, credo proprio di sì. Aspetta, maglione! Mamma! Bene, bambini, per oggi abbiamo finito. Potete andare. E mi raccomando, non fate chiasso, Allora, avete qualcosa da dirmi? Cosa siete venuti a chiedermi voi due, eh? Beh, avevamo pensato... Su, coraggio. Sai com'è? Noi abbiamo pensato che per festeggiare la vittoria potremmo fare una festa da ballo in discoteca. Come? Eh sì. Una festa da ballo? Ma non vi sembra un po' presto per pensare a queste cose? E poi quale discoteca? Non abbiamo i soldi per potervi pagare la discoteca. E poi devo dirti che verrà anche Gesù. Noi abbiamo pensato di organizzare la festa nella palestra. Sì, ma occorrono dei soldi. Associazione Bambini Intelligenti. Ma non ho mai sentito parlare. Ma chi fa parte di questa associazione? Io e lui. Paolino, ma ti rendi conto? In fondo che abbiamo fatto di male? Vogliamo avere anche noi una nostra discoteca. E così ci viene anche Gesù. Padre, perdonatemi, perché ho peccato. Allevia il tuo animo, figlia, confessa la tua colpa. Ecco, io non ho punito, come avrei dovuto, una marachella compiuta dai miei allievi. Beh, essere indulgente con quelle povere creature non è un peccato. Sì, ma io non lo sono stata per loro, ma per me. Per te? Come? Spiegati meglio. Ecco, vede, Paolino e Gennarino hanno organizzato un'iniziativa riprovevole.
quella di chiedere delle offerte a nome di un'associazione inesistente per poter fare una festa da ballo. Ed io non li ho puniti come avrei dovuto, perché sapevo che in quella festa avrei incontrato la persona che credo di amare. Beh, non hai compiuto il tuo dovere fino in fondo, ma vedrai, il Signore sarà indulgente. Sei una brava ragazza e meriti un buon compagno. Ma lui è un bravo ragazzo? Sì, si chiama Gesù. Gesù? Oh, cara Elena, da quanto tempo meditavi questa scelta? Da quando ho conosciuto Gesù. E me lo dici solo adesso? Beh, va bene che è una scelta difficile, che si fa una sola volta nella vita. Prendere i voti è importante, bisogna meditare. Ma cosa ha capito? Io parlo di un uomo in carne e ossa. Si chiama Gesù di nome. È il suo nome di battesimo. Beh, non c'è dubbio che provenga da una famiglia molto religiosa. Oh, Madonna di Pompei, questo sì che è un bello cuore. È un amore impossibile. Povera ragazza, speriamo che non mi viene a chiedere la grazia, perché altrimenti metto pure in imbarazzo, ma... povera creatura, povera creatura. Ui, e chi è che suona a quest'ora? No. È già fa. Pronto? Sono Sant'Antonio da Padova. Ui, Antonio, che si dice a Padova? Io sto bene, soltanto un po' affaticato. Qui a Padova le cose non vanno bene per niente. Pure a Napoli purtroppo è un po' di tempo che non funziona. Beh, sai com'è, anche fra i colleghi si vanno diffondendo certe strane abitudini. Si accettano lampadine invece di candele. Statue moderne che non si capisce come sono fatte. Caro Gennariello, sei rimasto solo tu santo di una volta, Grazie, grazie Andò, grazie. Hai ragione tu. E per questo ho deciso di venire a farti una visitina a Napoli per qualche giorno, così mi riposo un po'. Beh, veramente Andò, capita di essere un momento un po' inopportuno a dire il vero. Va bene, non voglio scomodarti, vorrà dire che mi rivolgerò a qualche altro collega. Andò, scusa, ma tu subito ti arrabbi. Non signore, mi fa piacere che vieni, volevo solo dirti che ti dovrei arrangiare. Però se vieni mi fa veramente piacere, è giusto che tu venga. Come si dice, due santi sono più di uno, proprio matematicamente parlando. Vieni che c'è bisogno. Andò, ti devo lasciare, state pure, sono in servizio, state pure. Ui, Paolino, vieni. Dimmi, di che si tratta? Domenica viene a vedere la partita. La partita? Io ci verrei, ma dimmi come faccio con gli abiti che tengo. Già, è vero, lo noterebbero tutti. Ma ho un'idea. Ti porto io degli abiti. Quelli di Federico. Federico? E chi è Federico? L'arbitro. Lui ne ha tante di divise. Una l'ha dimenticata negli spogliatoi. Vestita d'arbitro. Ma. Gennariello? Sì, sai dov'è? È andato al campo sportivo. Al campo sportivo? A far cosa? A vedere la partita. La partita? Come io arrivo e lui va alla partita, roba da matti. Ma come faccio ora a raggiungerlo vestito così? Voi potete andare con questo abito. Non c'è niente di male. Non c'è niente di male? Dici? Eh già. Ah, va bene. Grazie, grazie, Angioletto, ti saluto. Ciao. Scusate, siete voi l'arbitro? Io?
sì, siete voi. Siete arrivati in ritardo. Avanti, presto, presto, forza, che è tardi, forza. Complimenti, Mirko. Sei stato grande. La giostra verde si salverà. Abbiamo anche vinto un premio in soldi, dato dallo sponsor. Così potremo mettere a posto il campo sportivo. Solo... Che cosa c'è che non va? I bambini dei vicoli, loro non ce l'hanno. Lo so, ma presto li potremo aiutare. Anzi, sarai tu stesso a farlo. Io? Ma non posso aiutarli, perché lo sfero non posso più usarlo. Eppure, vedrai che riuscirai a farlo, da solo, senza l'aiuto dello Sferodrin. E come? Maron, Gesù! Gennaro, che cosa ci fai tu qui? Paolino, vatti a fare una doccia. E poi così vestito? Direttore, eccellenze, scusate così, io non sapevo niente, è una cosa all'improvviso, lo so che già fa. Pantalone corto e l'abbigliamento poco ortodosso, ma ci mette l'asciugamano vicino. Che vi devo dire? Ma perché non mi avete avvisato che venivate qua giù? Io vi avevo fatto trovare due sfogliatelle fresche che a voi vi piacciono tanto. Alzati. Da quando eravate piccoline, invece nessuno mi ha detto niente. Che Gennaro, vi devo, Gennaro, perdonate. Io apprezzo molto quello che tu mi dici, ma in pubblico, per favore, non rivolgerti a me con questi appellativi. Già, se no si scopre. Gesù, come vi chiamo? Ditemi voi come volete essere chiamate, io così vi chiamo. Devi chiamarmi soltanto Ge? Ge, è bello, è fresco, è giovanile, moderno, hippie, Gerard. Gerard, Gerard, Gennaro, il tuo Gennaro. Gennaro è Gennaro, No, 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 lascia stare Gennaro. Gennaro, non importa. Come volete voi allora, Gesù, va bene così. Anzi, non chiamarmi per niente. E se volete così, va bene. Allora siamo pronti? Si va a ballare? Maestro, perdonatemi, però pur siete un po' troppo spettacolare. Che vuoi dire? Oh, niente. Che vuoi dire? Ma sai che lei è stato davvero un arbitro imparziale? Ma come ha fatto a sopportare quei diavoli? Sai che cosa le dico? Lei è un santo. Più o meno un santo, diciamo così.
Viene anche lei a festeggiare in discoteca? Vengo. Vieni. Posso? Vengo. Vieni anche tu. Vado. Va bene? Sì. Se proprio insistete, allora andiamo. 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 Ci dobbiamo cambiare, Gennaro. Bisogna cambiarsi, come vi cambio? Non possiamo vestiti così. Voi vi cambiate, io aspetto i ragazzi che si fa la barba, c'è cioè lo shampoo in testa e poi okay. Veniamo tutti e due. Va bene. Allora l'aspettiamo in discoteca, va bene? Va bene. Sì. Andiamo. Ci vediamo in discoteca. Andate. Andate. Io non tengo niente. Discoteca. Discoloteca. E che sarà? Ma. Dite. Mi scusi, sa dov'è l'arbitro? Avete provato a bussare? Non risponde nessuno? Se aspettate, Federico viene. Federico? Federico. Scusi, perché ha detto Federico? Ah, perché si chiama così. Ma non è Gennaro? No. Ma come? Non lo conosco. Ma allora dove sta? Sono tutti in discoteca. Ma come? Sono suo ospite. Poco fa ho visto che arbitrava la partita. Ma perché insisti? Non mi permetterei mai, figliolo, se non fossi sicuro. Grazie, ti benedico, grazie. Scusate, perdonate, parliamo, parliamo. Veramente, se non ricordo male, la signorina Elena ha promesso il primo ballo a me. Il primo ballo? Sinceramente non mi ricordo. Sapevo, lo sapevo che finiva così. Dicono tutte quante la stessa cosa. Poi si dice che la bellezza non conta niente. Non fa niente, non fa niente, signorina, grazie. Non fa niente, giovanotto, eh? Evidentemente stava scritto che il sottoscritto doveva rimanere solo. Va bene, restiamo soli. Va bene, allora vengo a ballare. Scusi tanto. Vabbè, signori, però non è obbligatorio se non volete, Io questo ballo non lo conosco. Molto bene. Forse mi tocca di vedere. Non credo ai miei occhi. Gennaro si diventa amato. Oh, signore. Cosa fai, Gennaro? Ma cosa fai? Questa sei bella. Veramente. Oh, Madonna mia. Andoni, e che ci fai tu qui? Ti chiedami cosa fa so qua? Ti cosa ti fai qua? Se ti vedesse il maestro, non so, il maestro. Il maestro vede tutto. Quello è onnipotente, onnisciente e onnipresente. Il vero problema andò è un altro, è che voi santi del nord siete troppo legati all'esteriorità, siete troppo seri, siete troppo noiosi, siete pallosi. Ma cosa dici, dai? Guarda, guarda di che, guarda. Oh, signore di Dio! Ma sei signore di Dio? Infatti. Com'è possibile? Non credemi oggi! Invece è possibile. E se sta qua significa che c'è anche qualche buon motivo, che dici? Guarda quanto sta bello vestito l'uomo, guarda, 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 Oh, signore. Maestro,
Maestro, che sorpresa, maestro. Maestro, volevo presentarle un collega mio del nord, Sant'Antonio da Padova. Antonio, benvenuto. Veramente, Antonio. Veramente è da Padova, ma in realtà sarebbe portoghese. Io pagare il biglietto per entrare qua, dica, capito? No, signora, portoghese come nazionalità, spagnolo, hai capito? Spagnolo. Lui adesso è ospite a Napoli nella mia cattedrale. Ah, bene. A Padova di una casetta terremotata. Non vorrei... Maestro, che lei si fermasse all'apparenza, ecco, io sono qua per... Apparenze? Spero solo che la felicità che mi circonda non sia solo apparenze. Difatti, che questo non sia un posto per me, ecco. Ma non mi sembra di aver detto mai che i santi debbano essere tristi. Confermo. Il signore non ha mai detto che i santi devono essere tristi. Come si dice? Quando c'è da lavorare, lavoriamo. Certo. Quando c'è da pregare, preghiamo. E se c'è da divertirci, ci dobbiamo divertire. Andò, ho lasciato, è perduto, è vero, Gesù. Vero, cosa dice? Andiamo, dai. Andiamo a bere? D'accordo. Andiamo. Io vorrei approfittare... Maestro, visto che qua ti chiedere... Dimmi tutto quello che ti occorre, Antonio. Tu sei un buon santo. Ehi, sono diverse. Già. Io non ho detto questo, Gennaro. Potrei chiedere un piccolo miracolo, se possibile, ecco. Dimmi quello che vuoi. Grazie. Ando, scusa. Gesù, scusate, sempre siato lodato. Non è per fare una polemica, ma vi tengo a precisare che Antonio qua presente, arrivato adesso, fresco fresco da Padova, vuol dire su un miracolo e voi subito avete detto, mo vediamo, anzi, glielo volete fare. Cosa dici, Gennaro? Dai, andiamo. Io vi faccio presente ancora una volta, che sono 7-8 mesi che vi ho mandato una pratica. Ho scritto una pratica per avere un miracolo e non se ne parla nemmeno, È che tu di miracoli me ne chiedi un po' troppi, Gennaro. Evidentemente, evidentemente noi ne abbiamo bisogno giù, me li chiedono e io ve li porto a voi. Abbiate pazienza, Gesù sempre siato lodato, va bene? Significa che noi ne abbiamo bisogno giù. Ma cosa dici? Scusate, ma allora facciamo a chi figlia, perdonatemi, qua facciamo a chi figliastro, questi già tengono tutto al nord, tengono il nord. Poi tengono Cattieno, tu, il nord, poi tengono il Giglio, e il Giglio mi sembra poco a voi, perdonate, questo Giglio qua davanti a me, leva su Giglio avanti che mi era fastidio a me, oh! Ma Gennaro, ti prego! Ma che ti prego, andò! Calmati! Bene, vi benedico, creatura. Paolino! Gesù! Pronto, Paolino? E che è su cosa? Chi parla? Sono Cario. Cario? Cario? Un compagno alla strada. Con chi parlo? Ecco qual è il trucco. Di te. Naro, a servirvi. Passatemi Paolino, per favore. Veramente il ragazzo sta dormendo, non può rispondere. Dite a me, la stessa. Benissimo. Ditegli che è tempo che ritorni subito all'ovile. Ma come così? All'improvviso? Il suo esilio è terminato. Il Tribunale Supremo così ha stabilito, mi dispiace. Ma cara donna Carion, qua sono successe tante cose. Il bambino si affeziona da nuove persone. Voi siete un essere intelligente. Vedete, Paolino non può più fare a meno dell'amore dei suoi amici, avete capito? Qua tutti gli vogliono bene, ben assai. Lasciate che resti sulla terra e fatelo no, che sopra di bene. Assolutamente. Madonna Carion, non potete fare così, cercate di chiudere un occhio. Ma al tribunale che dico, Che si è scassato lo sperondri? Non è possibile, da noi tutto è perfetto. Ah sì? E allora il ragazzo resta sulla terra, Allora vedremo, caro, lo vedremo. E mo basta, vedremo. San Gennaro, che ci fai qui? E che ci faccio? Non ci faccio niente, sto qua così. E allora perché sei venuto? E che ci faccio? Stavo di passaggio per darti la buonanotte quando ha telefonato questa Carion, capito? Ha detto che devi ritornare subito sopra al pianeta, però tu resti qua, hai capito? Sì. Dormi tranquillo, sta serena, non ti preoccupare, sta buono, ciao. Ciao. Vi benedico, ciao, pure a voi benedico, dormite. Mm-hmm.
il sonno pesante? Rispondimi telepaticamente e avrai una bellissima notizia. Mamma e papà sono tornati? No, purtroppo mamma e papà hanno ancora un bel po' di esilio da scontare. Ma tu ti sei comportato molto bene. E i giudici sono stati clementi con te. Insomma, puoi tornare finalmente a Conda. Sei contento? A Conda? Sì, il tribunale ha deciso. Tornare a Conda? Ma io non voglio lasciare i miei amici. Cosa? Ma non si è mai sentito nessuno che non volesse tornare dall'imperfetta terra nel perfettissimo mondo di Conda, eh? Che succede se non torno? Succederebbe che perderesti direttamente tutti quanti i contatti con il tuo mondo. Potresti non ritornare mai più e non rivedere mai più la tua mamma e il tuo papà. Ma ora loro non ci sono. Sì, ma torneranno, Posso salutare i miei amici? No! Cosa sono tutti questi sentimentalismi che noi di Conda non approviamo, ma che comprendiamo? Hai ancora una giornata di tempo. Passo e chiudo. Va bene. Parto e volevo salutarti. Anch'io, sai, devo tornare a Conda. Devi proprio tornare? Sì, è impossibile rimanere qui. Impossibile? Proprio tu parli di cose impossibili. Se ci pensi bene, forse non lo è. Se non torno a Conda ora, non potrò tornarci mai più. Ma tu non vuoi tornarci. Capisco che da un lato vorresti restare con i tuoi amici, dall'altro ti trovi di fronte agli ordini che hai ricevuto. Io so che presto potranno essere risolti tanti dei tuoi problemi. Io credo alle cose che mi dici, Gesù, ma ora cosa devo fare? Prima di tutto devi avere fiducia in te stesso. Sì, Gesù. E fiducia negli altri. Anche nei vecchi del mio pianeta. Non preoccuparti. Ma loro non cambieranno mai. Un giorno le cose cambieranno anche nel tuo pianeta. L'arroganza e gli abusi di coloro che sono al potere finiranno e chi patisce la schiavitù sarà libero. Ascoltami, quando ci incontrammo la prima volta in chiesa, ti promisi che ti sarei stato vicino in questo tuo esilio, affinché non ti sentissi solo. L'ho fatto e ne è valsa la pena. Vedi, dovunque viva un bambino che soffre di solitudine, lì ci sarò io per alleviare le sofferenze e spesso le privazioni alle quali la vita lo sottopone, giorno per giorno. In verità, così già avviene da quasi 2000 anni. Bene, prima che parta per la mia nuova missione, torniamo al tuo problema. Se tu non vuoi ritornare a Conda, puoi rimanere qui, finché non tornerai insieme ai tuoi genitori, Mirko. Ma come posso? I condiani mi prenderebbero dalla terra e mi porterebbero via. Da solo cosa farei? Ma come, prima dici che mi aiuti e poi dici che te ne vai? Chi ci sarà a difendermi se io resto qui? E poi chi dirà ai miei genitori che su questo pianeta c'è il loro bambino e chi ci aiuterà a farci tornare uniti? Sarò io a risolvere tutto questo. Te lo prometto. Tu pensa a chi ora ha bisogno di te. Di questo cosa ne faccio? Buttalo via. Non dimenticare quanto ti ho detto. Sii sereno e dai serenità a chi desidera il tuo affetto. Vai. Posso restare con te, anche se non sei sposata. Certo, andiamo.